continuano a vedere come poter utilizzare il Q-bomb all'interno di una scena. Andremo a realizzare un esempio molto semplice: con soltanto una geometria andremo a far esplodere questa geometria nello spazio, terminando poi dopo le varie particles su un piano, quindi nulla di particolarmente complesso. Andiamo a realizzare quindi gli elementi che ci serviranno, andiamo a realizzare quindi un cilindro per esempio, assegniamo un maggior numero di segmentazioni. Andiamo a realizzare anche un piano con un deflettore. E andiamo a inserire un P-bomb e un gravity. Posizioniamo il P-bomb, lo allineiamo al centro del nostro oggetto, mentre il gravity lo lasciamo relativamente fuori. Andiamo a crearci anche un emitter array. Andiamo a associarci il nostro cilindro. Il nostro cilindro, in questo caso, andiamo anche a Object Properties a non renderlo renderizzabile e visualizziamolo come box. Questo perché? Perché adesso io andrò a elaborare il mio P-Array. Possiamo caricare un preset molto comodo, in questo caso, che da Load and Save Preset. Abbiamo la possibilità di scegliere un Blast o un Disintegrate, in questo caso andiamo a scegliere un Blast, che va praticamente a dividere la nostra geometria in più parti e ci consente, come vediamo, di esploderla nello spazio, quindi abbiamo già comunque una variazione temporale intorno ai nostri elementi, questo è molto molto comodo. A questo punto andiamo ad associare il nostro P-Bomb, che andiamo anche magari a variare il colore del nostro P-Cloud, altrimenti non vedremo la nostra, eccola qui, lo andiamo ad alzare leggermente e lo associamo al nostro P-Array. Il P-Bomb rappresenta uno degli Space Warps molto basilari in cui abbiamo la possibilità di scegliere l'esplosione, infatti il nome è indicativo comunque di effetti di esplosione, abbiamo la possibilità di scegliere la durata nel tempo, in questo caso possiamo dare 30, da quando inizia a quanto durerà, possiamo segnare per esempio 10, così sarà immediata, la durata 1 può andare bene e la sua forza, possiamo limitare anche il range, oppure vero lineare o esponenziale. Naturalmente andiamo a visualizzare il suo range di azione. Possiamo quindi andare a limitarlo nello spazio oppure ingrandirlo notevolmente. Andiamo a limitarlo un po'. Il caos è la casualità e quindi in questo caso andiamo a dare un 25%. Va bene in forma sferica, io potrei avere anche una forma cilindrica, una forma planare. Cambia naturalmente l'icona e la sua influenza sferica in modo tale che sia verso tutti gli elementi. Andiamo ad associare anche il nostro gravity al nostro P-Array, quindi Bind to Space Warps. Andiamo ad associare anche il nostro P-Bomb. Mettiamolo fuori un attimo in modo tale che riusciamo a selezionarlo al meglio e lo associamo al P-Array e li riportiamo verso il basso. Ok. Andiamo a inserire anche un wind. Portiamolo leggermente con una forza molto bassa. Turbolenza 0,25, 0,1, va bene. Anche lui lo associamo al nostro P-Array. Ho aggiunto il wind in modo tale che avremo una spinta anche verso l'alto, verso comunque una direzione diversa che averla soltanto sferica. Andiamo a vedere che cosa di fatti succede.
vediamo le cose passo passo, disabilitiamo un paio di elementi. Se io vado ad attivare il gravity, logicamente le mie particles andranno verso il basso al momento della mia esplosione, tutte comunque verso il basso. Ok, quindi va benissimo. Il P-bomb invece li attirerà dal frame 10, le esploderà verso l'esterno. Quindi l'associazione di questi due effetti permette di poterle spazzare via in due sensi, sia verso il basso e sia verso l'alto. Mentre il wind mi permette spazzarle, andiamo ad aumentare un po' la forza, di spazzarle anche in una direzione differente. Qua la nostra esplosione. Naturalmente le particles poi dopo il frame 30 inizieranno a perdersi poiché andranno a morire. Quindi andiamo a impostare il nostro P-Array, andiamo a vedere le varie impostazioni, visualizziamo naturalmente la mesh, la velocità portiamola a 0 in modo tale che sia soltanto il nostro P-bomb a effettuare tale effetto. Naturalmente inizieranno dal frame 10, emit start 10, quindi prima non saranno assolutamente visibili e dal frame 10 saranno visibili e avranno anche l'effetto del nostro P-bomb. Partirà naturalmente dallo stesso identico frame. Variazione, life, possiamo impostarla a 100 per la durata dell'intera animazione, anche perché le vogliamo poi vedere fermarsi sul nostro piano di riferimento. La rotazione, abbiamo anche la possibilità di object fragment, poiché abbiamo già la possibilità di andarle a impostare come frammenti. A questo punto potremo anche portarle al frame 0 in modo tale che siano già visibili fin dall'inizio. Andiamo a selezionare il nostro P-Bomb, anche lui al frame 0. Ok, vogliamo far sì adesso che si blocchino sul nostro elemento. Quindi possiamo selezionare il nostro deflettore e lo associamo con il Bind Space Warps. In questo caso andranno a rimbalzare, quindi avremo l'effetto di rimbalzo. Possiamo aumentare un po' per far sì che si blocchino, dobbiamo sicuramente eliminare i rimbalzi, quindi bounces, andiamo a portarla a 0. Andiamo a ingrandire un po' il piano. Particles si fermeranno, ma avendo ancora l'effetto del wind, quindi possiamo animare la nostra forza, primi 20 frame, tocco qui. Naturalmente le particles continueranno a ruotare,
Andiamo quindi a fissare questo problema della rotazione che abbiamo. Questo problema della rotazione è dato sicuramente dal nostro rotation e collision. Quindi abilitiamo AutoKey. Quando le nostre particles toccheranno il nostro piano al quale abbiamo variato la nostra friction, il nostro attrito, andiamo a impostare un frame pari a 0, in modo tale che si fermeranno. Quindi possiamo impostarlo dopo poche particles che sono arrivate a terra. Spostiamo per esempio il frame 20. In questo modo avremo la possibilità. Naturalmente questo preset è già impostato di default, abbiamo la possibilità anche di andare a vedere come poter aumentare volendo i numeri di quelli che sono chiamati i detriti, i chunks. Possiamo portarlo anche a 150, avremo molti più detriti, questo in base a quello che vogliamo andare a rappresentare. 100 va più che bene, lo spessore 1 come momentaneamente va bene. Abbiamo visto, abbiamo animato anche il nostro wind, possiamo anche portarlo valore più alto iniziale, per esempio 2. Chiara la vita di queste particles. Andiamo ad aggiungere alcuni dettagli, quindi andiamo a crearci una copia di questo nostro P-Array, tranquillamente con Command Move and Shift, copiamolo, P-Array, possiamo darlo small, e andiamo a variare alcuni valori, come per esempio la vita delle particles. Potranno terminare anche prima di toccare terra, poiché saranno quelli 25. Andrà a segnare una variazione, per esempio, di 5. Andiamo a creare un numero maggiore di elementi, 200, una dimensione inferiore, 0,5 per esempio. Ecco qui. Andiamo a segnare un colore differente. Volendo potremo scegliere anche una modalità differente proprio di preset, ma per ora va bene. Vista come velocità possiamo darla 1, così avremo una velocità maggiore. Andiamo a variare anche alcuni elementi, quindi sicuramente andiamo a duplicare sia il vento che la gravità, che è il nostro piano e il nostro P-Bomb. Praticamente andiamo a duplicare i vari helper. Iniziamo con il P-Bomb, lo duplichiamo, copia, possiamo chiamarlo P-Bomb System 2. Questo P-Bomb naturalmente sarà collegato al nostro sistema numero 2. Andiamo a eliminare i vari sistemi, associamo System 2 Combine to Space Warps al secondo sistema. Come tipologia potremmo dare una tipologia volendo cilindrica, sferica, va bene. Una forza relativamente uguale, ok, una durata, vediamo un caos al 50 per dare una piccola variazione. Quindi lo cloniamo.
sarà relativamente più corto come durata, ma avrà una forza maggiore iniziale. Due virgola quattro. Associamo quindi a questo punto la gravity invece la lasciamo stare così com'è. Gli elementi portiamo a 300. Punto, queste stesse particles, le rosse, saranno associate al nostro piano. Il nostro piano, che però sarà un secondo piano, possiamo duplicarlo con Ctrl V da tastiera come copia. System 2 e lo associamo, avendolo già selezionato. Isolo un attimo la selezione e vado ad associare al mio PRA. Un'unica differenza sarà che questo piano avrà un minimo di rimbalzo, in modo tale che la posizione la portiamo a 80, caos a 50. Tale che rimbalzano, possiamo dare anche 5, 50, variare la vita. A vedere il risultato globale. Possiamo anche realizzare una piccola preview direttamente da Windows, dalla viewport, quindi Create Preview.